Per gli utenti che guarderanno questo video, parlerò di Cobra Kai 6, sesta stagione che ha trasmesso Netflix in questi giorni, da poco. La sto finendo di vedere e tiro giù già subito le conclusioni. Non serviva. Sinceramente, lo pensavo un po' diverso, a parte che il trend è quello di fulcro della trama, però penso che alla fine della quinta stagione per me era a posto, perché dopo la sconfitta di Terry Silver con Daniel San, io, diciamo, fan tra virgolette di Cobra Kai, dai, però di Karate Kid, diciamo, con questa sesta stagione, diciamo, volevano un po' tirarla un po' più volevano ampliare un pochettino la trama, i personaggi, una storia costruita nel passato, personaggi che si raccontano dietro il loro passato. Adesso, ragazzi, non mi ricordo neanche tutti i personaggi, perché è difficile. Comunque, diciamo che va bene la serie è tirata all'estremo, diciamo, è rivolta a un pubblico giovane, diciamo che con Karate Kid dell'84, diciamo, ci stava, raccontava una storia, raccontava lo sviluppo di un ragazzo timido che voleva affrontare le sue paure, voleva farsi valere, va bene. Però adesso non voglio essere critico, solamente che con la quinta stagione potevano anche concluderla qui. Questo è il mio pensiero. Lo so che faranno anche la parte 2 a novembre, però quello che vogliamo sapere noi, che anch'io voglio sapere, se metteranno insieme a creare un qualcosa. Penso di no, però mi piacerebbe rivedere Julie Sun. Vorrei rivedere Julie Sun, anche se nel quarto Karate Kid è stato terminato Daniel San, diciamo Daniel LaRusso, col quinto Karate Kid hanno voluto rappresentare una figura femminile, e per curiosità
voglio proprio vedere se, non lo so, ma penso di no. Perché dico di no? Che non lo introduceranno questo personaggio di Julie Sanne. Perché? Perché è distaccato dalle vicende di Cobra Kai. Perché ovviamente sono affiancate le vicende di Daniel San e Johnny Lawrence. Basta. Perché ovviamente con Karate Kid 5, giusto, del 94, hanno voluto cambiare sponda e mettere un personaggio femminile che si leva totalmente dalla trama principale, giusto? Quello forse, non lo so, ovviamente non lo introduceranno, per me no, però speriamo, dai. Nulla vieta a nessuno, però ditemi la vostra, se che tanti ho letto sui social che vogliono vedere il personaggio di Julie Sun, però dove lo vogliamo andare a incastrare? Ditemi voi, ditemi sotto nei commenti. E poi, ragazzi, a vedere che... vanno a ripercorrere, perché voglio trovare anche termini proprio di... Vabbè, vogliono andare in cerca di questa stagione, di percorrere una storia molto molto lontana, diciamo, che vanno in cerca del maestro supremo di adesso mi ricordo di quello che allenava Johnny Lawrence, per poi, non lo so, ritrovarlo dopo anni e gli fanno dire che c'è questo nuovo torneo, eccetera eccetera. Per carità, vogliono raccontare il proseguo di una storia che per me era finita nella quinta stagione, per me, come tanti dicono, però visto che è un trend, diciamo, ormai è un trend, Cobra Kai, come tutti che ho sentito, non ha niente da raccontare, però vediamo dove vogliono andare a finire con questa serie. Però non lo so, è molto, no, dico intrigante, però è un po' confuso in aria. A parte che con questo nuovo capitolo, anche gli altri capitoli, volevano introdurre una specie di Cobra Kai, Karate Kid, un pochettino più leggera, un pochettino più comica, tra virgolette, perché di solito ovviamente ci sono delle scene comiche, perché Johnny Lawrence insieme con La Russo vanno a batti beccare. Però dai, ci sta,
ci sta, ci sta. Diciamo che all'inizio di Karate Kid era una storia, tra virgolette, un po' seria, un po' alla commedia, però era incentrato un pochettino nel formare il carattere di Daniel LaRusso. Però con Cobra Kai, visto che hanno introdotto tanti personaggi, anche molti, è difficile incastrare le vicende, anche se diciamo è un pochettino più incentrata sul gruppo, sull'amicizia, sulla rivalità delle due scuole, eccetera eccetera, amicizie, tradimenti, e mi ha lasciato, dopo ritornano insieme, dopo carità, i combattimenti, diciamo, in questa sesta serie non ce ne sono stati di tanto, però un personaggio molto molto interessante, che non mi ricordo, è il, tra virgolette, giapponese, cinese, adesso mi ricordo, che adesso viene allenato da che non mi ricordo, ma quello che allenava Johnny Lawrence, che quello là è un avversario tosto, perché con l'allenatore, questo qua, di Johnny Lawrence, ha visto in lui un Johnny più cazzuto, diciamo, più arrabbiato e voglia di, diciamo, di distruggere, quella mentalità che abbiamo visto in Johnny Lawrence quando veniva allenato dal coach. Però là adesso sono intrigato a vedere cosa succederà, e soprattutto nella seconda parte, perché hanno introdotto i primi 5, però vediamo un po' cosa succede. Adesso, ragazzi, ricordarsi tutti i personaggi è una cosa impossibile, però dai, scusate la lunghezza del video, non lo so per chi è interessato a questo argomento. Però, ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, e vediamo, dai, a posto. Ciao ragazzi, vediamo un po' cosa verrà fuori, va bene? Ciao ragazzi, alla prossima.